Grazie per essere qui, sono Michele Grauto, rappresento l'associazione del cuore. Grazie anche a Lucia Cassini che è venuta qui da noi, non lo immagino, lo so benissimo. Grazie soprattutto questa sera a Miriam Candurro, che ci parlerà insieme ad Antonio Mocciola, scrittore e giornalista, del libro di Miriam, La settima stanza, che io ho avuto il piacere di leggere, e quando lo stavo per finire mi è venuta in mente una frase di Baricco che diceva: i libri, quelli che cascano per terra, fanno solo rumore, mentre quello di Miriam invece ha anelli concentrici che si muove nello spazio e nel tempo. Grazie mille e buon ascolto. Grazie. Allora ci scalderemo piano piano, perché siamo pochi ma si aggiungeranno, sappiamo andare in funzione, no? Allora, siamo qui, benvenuti in un'associazione molto importante, perché si occupa di solidarietà, perché c'è un sorriso nel cuore che ci protegge come Egida. Abbiamo un partner interessante, perché c'è Lucia Cassini, che io amo personalmente moltissimo, lo voglio dire. Sono un'icona sua. Esatto, esattamente, un po' la mamma dei gay napoletani, questo lo devo dire, riprendo un attimo questo momento di parentesi. E Miriam Candurro è qui come scrittrice, voi la conoscete naturalmente, ha già scritto un libro che è andato molto bene. Quando Michele mi ha detto vai da Mondadori, perché c'era stato, sai, un furto qui nel palazzo dove c'erano tutti alcuni libri, tra cui il tuo, vai da Mondadori a prenderlo, perché abbiamo smarrito la copia che ci ha mandato l'editore, Mondadori mi ha detto che era tutto esaurito. Quindi non si trova il libro di Miriam Candurro, che è un'ottima notizia. Però da dire a Sterling, che mandi copie nuove. Da quei meravigliosi palazzi di cristallo di Milano. Quei meravigliosi palazzi di Milano. Esatto, Sterling, non essere, poi li conosco, insomma, non essere avaro nella distribuzione. Napoli ha bisogno di Miriam Candurro, ha bisogno di un libro che a volte, quando si dice si legge tutto d'un fiato, in realtà è un errore, perché è come se fosse fin troppo scorrevole. Invece qui no. Io mi sono fermato varie volte perché si impone, come dire, una riflessione. Ho immaginato quindi che il libro sia stato scritto in vari step. Questa è stata la mia idea, una gestazione lunga e tormentata, perché è un libro tormentato, sebbene cordiale e piacevole nell'esposizione e scorrevole in senso positivo, però c'è molta ombra. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere una scrittrice che è anche attrice, quindi leggeremo dei passi, ovviamente, se ti fa piacere, di questo libro. Però la prima domanda, la prima curiosità, che è banalissima, è: in quanto tempo l'hai scritto? Allora, prima di tutto, buonasera, grazie di essere qui questa sera e sono veramente molto felice di essere stata invitata da Michele a presentare il romanzo qui. Sono veramente contenta questa sera di condividere con voi un po' quello che è stato il percorso che ha portato alla creazione della settima stanza. Sì, il romanzo, come giustamente dicevi e hai notato bene, è un romanzo che è stato scritto in vari anni, ha avuto una lunga gestazione, un po' perché scrivere un romanzo non è semplice e purtroppo non faccio solo quello di mestiere, cioè no, forse per fortuna, nel senso che ho un altro lavoro che mi occupa abbastanza, quindi diciamo che al di là del momento reale in cui mi sono fermata a scriverlo in maniera continuativa, che è stato il periodo del lockdown e che mi ha permesso anche poi di dare un senso a quello che stavo raccontando, questa storia ho iniziato ad abbozzarla, in realtà a raccontare due storie parallele che poi sono finite in una sola storia, nel 2018. Avevo appena finito di fare un piccolo tour con Vorrei che fosse già domani, e nella testa inizia a presentarsi l'idea di questo racconto, di questa storia d'amore non vissuta fino in fondo, che però resta nel tempo. Dopo anni continua ad essere una piccola ossessione. Quindi sedimentava. Sì. Quindi ho iniziato a raccontare di questo uomo e questa donna lontani, che però continuavano comunque a pensare l'uno all'altra, perché? Non lo so, non si sa perché l'amore è un mistero. E allo stesso tempo, nel frattempo, stavo
avevo l'esigenza di raccontare la storia, e avevo iniziato a scrivere la storia, di una ragazza e di una sua crescita difficile, diciamo, piena d'ombre. Senza rendermi conto di star raccontando la stessa storia da due punti di vista diversi. E poi avevo il grande problema che io volevo raccontare di un uomo che tornava in un posto che aveva visto l'ultima volta con questo grande amore e restava bloccato lì. E me le inventavo tutte, mi inventavo la nevicata e mi inventavo la chiusura degli aeroporti e il terremoto e qualsiasi catastrofe possibile e immaginabile per bloccare quest'uomo in quel posto. E non funzionava mai, mi sembrava sempre di stare scrivendo Harmony. Oddio, tu non la togliere Harmony, per carità di Dio, però voglio dire, non era quello che non la togliere, per carità di Dio, ma cioè, penso siamo tutti passati per lì, abbiamo tutti letto, però avevo voglia di scrivere qualcosa di che avesse un senso diverso. E poi è arrivato l'imprevisto Covid con tutto quello che ne è conseguito. E quel famoso 23 marzo in cui Conte ha scritto l'obbligo di dimora, no? Cioè chiunque, dovunque ti trovassi in quel momento, anche se non era la tua residenza, il tuo domicilio, dovevi stare lì. E dopo un primo momento di panico, come un po' quello che è venuto a tutti, io ho detto, Dio, ho l'escamotage ce l'ho, non è neanche inventato, perché stiamo vivendo. Te l'ha dato la storia. Sì, e poi nel momento in cui ho trovato quel gancio, la storia è arrivata. Cioè, ho capito che, a parte quello che avevo scritto fino ad allora, tutta una serie di cose sono venute proprio in automatico. Quindi è un romanzo da due voci, chiaramente, i protagonisti sono due. È interessante se vedere una donna con uno sguardo maschile, cosa che viene fuori, e viceversa, ovviamente, sempre. Ma per caso era nato con due canali differenti e li hai uniti nel libro, oppure pensavi di fare due monologhi praticamente? Sì, in realtà la storia di lui e di lei erano due storie, sì, inizialmente separate, proprio due racconti diversi, due romanzi diversi, e addirittura io con lei volevo proprio veramente sondare quello che erano le dinamiche familiari di una famiglia appunto tra virgolette malata, comunque con delle dinamiche non sane. Che poi ovviamente non sono andata ad approfondire nel momento in cui ho unito le due storie, perché avevo più interesse a raccontare la storia d'amore o comunque la storia di salvezza, diciamo, dei due protagonisti. Però sì, erano partiti in modo diverso. In realtà poi mi è servito anche, perché almeno quello che poi mi è stato detto, che si riconosce la voce maschile, la voce femminile, hanno un'identità diversa rispetto a quella, cioè sono riuscita a creare due personaggi che hanno un loro modo di stare al mondo e di raccontare la loro storia. Probabilmente è successo perché erano due prodotti diversi, che poi nel momento in cui si sono, diciamo, incontrati, hanno comunque tenuto le loro caratteristiche personali. Senza snaturarsi. Sì. E assomiglia uno dei due? C'è qualcosa che tiene lui o in lei? Ma guarda, proprio non lo so. È nel modo di affrontare, se vuoi, il dolore o comunque nello sbloccare la situazione di stallo? No, allora io quello che posso dirti è che quello che c'è di mio in questo racconto sono sicuramente le emozioni che loro provano, nel senso che, avendo fatto lo stesso lavoro che faccio con la recitazione, ho raccontato questa storia immergendomi nella loro vita, e quindi ho immaginato in quella condizione, con quelle situazioni, io come avrei vissuto quell'evento, e quindi probabilmente quello c'è. Però devo dirti, ma forse la forza di lei di riuscire a rialzarsi dopo un momento così difficile della sua vita. Non sono mai arrivata ad avere delle situazioni così complesse nella mia vita, fortunatamente, di nessun tipo. Però credo di avere un carattere abbastanza forte, per cui non sono una di quelle che si abbatte davanti alle difficoltà. Quindi probabilmente sì, la forza di Anna Un po' ti appartiene. Sì, assolutamente. Poi con lo necessario distacco che ci vuole per scrivere, per non immergersi troppo, poi diventa troppo doloroso, perché questo è un libro estremamente analitico, anzi psicoanalitico, per cui entri anche senza bussare forse nella mente di questi due ragazzi, e questo è molto affascinante, perché a volte troviamo scrittori che descrivono quasi da lontano, in modo asettico, i personaggi che creano, e gli attori soprattutto, che si immergono e poi si distaccano e tornano a casa e cercano di spegnere la luce. Qui invece c'è una giusta adesione, come dire, della penna con i personaggi. Ti è servito il lavoro di attrice?
dice. Ah sì, 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 assolutamente sì. Io ho fatto proprio, ti dicevo, lo stesso identico processo, non lo raccontavo prima durante l'intervista, ma ne ho parlato anche in qualche altra presentazione. Il lavoro di attrice funziona in questo modo: quando ci danno la sceneggiatura, chiaramente noi, io la leggo e in quel momento io non penso a come la dovrei recitare. Quello è proprio l'ultimo, no, non ci penso proprio. Cioè io leggo la scena e è come se, non so se qualcuno di voi ricorda, perché l'avete visto, l'hanno visto tutti, la storia infinita, no? Il bimbo che legge quel libro e ci si infila dentro e diventa protagonista della storia. Ok, è più o meno la stessa magia. Tu leggi una scena e ti immergi in quelle parole diventando il personaggio. Quindi non c'è più bisogno di immaginare come la diresti, tu lo sei, tu sei quel personaggio, quindi la dici in quel modo. Ed è proprio un processo meraviglioso di creazione, specialmente poi se il personaggio è lontano da te, quindi devi dargli delle caratteristiche diverse, immagini un modo di parlare diverso, di muoversi diverso, è ancora più bello perché quello che esce fuori durante la recitazione è qualcosa che ti stupisce, che non ti aspettavi di dover dire in quel modo. La creazione dei personaggi scritti è la stessa cosa, con la differenza che lo inventi tu, un po' si inventa lui. Diciamo che, specialmente con Giovanni, è successo proprio che io avevo immaginato dei percorsi e lui a un certo punto, perché lo avevo descritto in un certo modo, certe cose non mi facevano, cioè quando io scrivevo delle cose non mi funzionavano più, perché non erano da lui. E quindi a un certo punto anche il personaggio ha preso la sua strada su alcuni passaggi e quindi alla fine non faccio altro che immergermi nel personaggio, immaginare le sue emozioni e invece che recitarle, prendermi un tempo in più e immaginare come scriverle. Quindi ok, allora cosa ho sentito? Allora, sono arrivato a San Falco, sto percorrendo la Litorania, non ci vado da 20 anni, giù c'è Villa Rosa, cosa sento in questo momento? E sento. Poi riemergo e quello che ho sentito invece che recitarlo, cerco di trovare le parole giuste per scriverle, per scrivere quello che ho sentito. Che poi San Falco è un nome molto suggestivo, perché Falco è un nome predatorio, no? San, come dire, edulcora il concetto di aggressione, magari. È quasi un ossimoro. È un ossimoro, infatti, quindi è inventato. Sì, 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 sì. Sì. San Falco è una bellissima idea. Tra l'altro il concetto di stanza, filosoficamente, no? Indica proprio un posto chiuso, probabilmente anche intimo, ma in questo caso è una stanza sigillata, una stanza quasi di costrizione, per cui il personaggio, in questo caso chiaramente il personaggio maschile, è costretto a fare i conti con il suo desiderio di rimozione, che invece in quel momento deve con cui deve fare i conti. Probabilmente noi, se dovessimo rimanere chiusi in ascensore, per dire, daremo finalmente una pausa al nostro fluire frenetico e magari penseremo a cose che senza la costrizione non arriveremo neanche soltanto a immaginare. Questo è molto affascinante, questo libro, il fatto che sadicamente costringi un uomo, in questo caso meglio così perché la donna è più onesta nell'affrontare le problematiche della vita, costringe un uomo a prendere in esame davvero tutta la sua esistenza. E poi un po' quello che per alcuni di noi, magari non per tutti, è successo proprio durante il lockdown. Certo. Cioè noi durante il lockdown non avevamo lì di fuga, potevamo soltanto, avevamo solo uno sguardo su quello che è, su di noi, no? Su quello che sentivamo, che provavamo. Abbiamo scoperto lati di noi che probabilmente ignoravamo, almeno a me è successo. E quindi quella è stata una grande opportunità e alla fine sadicamente abbiamo visto tutti quel periodo, poi chi più chi meno, voglio dire, ha voluto infierire su se stesso. E l'ottimismo tuo, in questo caso da autrice, è proprio quello della seconda possibilità, no? Sì. Dare una chance di rinascita, anzi addirittura di gemmazione, cioè di nascita dal nulla. È molto interessante. Siamo no, cosa si chiamate Michele. C'è la stanza, questa stanza a fianco. Non è la seconda stanza. Ma è la seconda stanza che si è accavallata alla nostra diretta. Ah, ok. Ecco, l'hai chiamato? Ecco.
Perfetto, c'è stato. Ok. Sono delle voci aliene. È la voce della coscienza. Adesso bacchetterai i medici, alle altre presentazioni, non è mai accaduta una roba del genere. Tra l'altro qui siamo, però devo togliercelo, se no, ecco, siamo di nuovo noi, perfetto. Che volevo dire, ci sono, tra l'altro tu sei anche molto attiva nel campo della solidarietà con il Comune di Napoli, perché sei la testimonial, qua c'è un sorriso nel cuore, quindi insomma sei a casa per la violenza sì, facciamo una parentesi dal libro che è molto importante, non tutte si impegnano, guarda, ma poi vabbè, quelle che sono scelte, specialmente quelle appunto riguardanti la solidarietà, sono scelte veramente assolutamente personali, non mi sento veramente di giudicare o di dare voce a, cioè dire, ognuno veramente poi sente il bisogno di esporsi a suo modo. Io l'otto, vero? Io l'otto, infatti adesso l'8 marzo probabilmente faremo questo incontro. L'8 marzo, è la vostra l'otto e l'otto nel senso di faremo domani, forse questo incontro con il sindaco, da confermare con tutti i testimonial, per diciamo poi rendere ufficiale quello che abbiamo fatto durante quest'anno. Siamo stati 10 o 12 testimonial che si sono avvicendati su questo argomento. È importante, guarda, perché specialmente quando hai un ruolo comunque di visibilità che non ti sei scelto, ma che ti è stato dato perché il lavoro ti ha messo tra virgolette su un piccolo palco e arrivi a tanta gente, ci sono dei messaggi importanti da portare avanti. Io non credevo che la violenza domestica, ma in particolare quella psicologica, fosse tanto diffusa, perché la violenza fisica si riconosce, cioè quando prendi uno schiaffo o una spinta, è fisico, è qualcosa di fisico, lo riconosci subito. La violenza psicologica è qualcosa di devastante, perché lavora su di te senza che tu riesca a rendertene conto. Addirittura chi subisce violenza psicologica pensa di essere che sia giustificata, perché è il suo atteggiamento che è sbagliato, non quello del proprio partner. E questo mi è successo di scoprirlo in maniera proprio palese quando ho girato I Passati di Vizio Falcone, perché interpretavo appunto la moglie di Francesco Romano, Hulk, che veniva appunto picchiata dal marito. Tu non hai idea di quando è uscita la serie, delle interviste che ho fatto con giornaliste, con persone, e mi sono resa conto che la violenza psicologica trascende anche il livello di istruzione e cultura. Può colpire tutti, ma ognuna di noi, basta innamorarsi di una persona che riesce a manipolare mentalmente, ti riesce a, perché tu sei innamorata e quindi sei più vulnerabile. E quindi mi sono accorta che questa è una cosa di cui si parla veramente molto poco. Anche perché la ferita fisica si sana. Ma poi soprattutto è visibile. Lunga. Sì, quella psicologica è una devastazione, cioè è proprio qualcosa che devi. Cioè che non è veramente, perché lavora sulla tua autostima, lavora sul concetto che hai di te stessa, ed è veramente drammatico. E quindi è giusto che se ne parli, se ne deve parlare. Non è, cioè il concetto del è geloso, non mi fa uscire perché mi ama, è geloso. Forma d'amore, esatto. Una forma d'amore, ma e sembra assurdo parlare nel 2020, ma è giusto anche. È ancora così. Sì. Mi verrebbe da dire in certe zone, in realtà non è. Non è vero, è questo, è il grande errore che avevo fatto anch'io. Questo, sì. Pensavo che fosse legato a una mancanza di magari di istruzione. Non è vero nulla, non hai idea. Veramente ho raccolto testimonianze di giornaliste che mi intervistavano, a un certo punto perdevano di vista il fatto che io avessi interpretato un personaggio che non fossi una donna che aveva subito violenza, e scattava la confessione. È successo anche a me, è successo a mia sorella, è successo a mia cugina, alla mia migliore amica. E io raccoglievo alla fine dell'intervista messaggi di questo tipo e restavo scioccata. Sì, perché arrivavano da persone che non ti aspettavi. Uno pensa alle zone degradate, ignoranza diffusa, un ambiente sociale, come dire. Non è così. Non è così.
e oserei dire ancora peggio, sì. Perché vuol dire che trascende il sociale, ha a che fare, ahimè, con la natura umana, che non ha come dire, steccati classisti, vero? Bravo. Il libro va molto bene, ti sta dando delle grandi soddisfazioni. Sì, io non so qui in sala chi l'ha letto, chi... O chi lo leggerà. Chi lo leggerà, diciamo. Bravo. Poi non abbiamo proprio raccontato, diciamo, la storia, non abbiamo, diciamo, dato nessun input. È difficilissimo. Non spoilerare. È difficile non spoilerare. È difficile, però dobbiamo incuriosire. Sì, quindi sì. Presentiamoli, se ti va, questi due personaggi. Vogliamo leggere qualcosa? Va benissimo. Io, se non è una cosa, come dire, un po' cacofonica, avevo segnato giusto un rigo, che volevo uno di lei e uno di lui, allora, che mi avevano segnato, non da lettura, per carità, non da attore. Che però bello, hai sottolineato il libro, lo amo. Questa così anch'io, ma è bellissimo perché li vivi. Sì, li vivi, sono maltratti. Che meraviglia. E sia, esatto, pure a me piace molto altri, mi dico, no, per carità. Vita, asciughiamoci. Mi ero segnato una frase di Anna, che mi ha visto che parlano in prima persona i personaggi, quindi questo fa molto confessionale. Mi sembrava che tutto dovesse andare in questo modo fino a quando non hai messo piede nella mia vita. Le cose succedono e basta. Mi sembrava normale che io vivessi separata dagli altri, in solitudine, abbandonata da tutti. I miei mi avevano emarginata in attesa degli eventi che avrei potuto cambiare, ma fu un'opportunità che non seppi cogliere. Questo mi è trattato di miei brividi, devo dire, perché quest'onestà quasi masochistica, se vogliamo, parossistica anzi, mi ha commosso. Non riesco a estraniarmi dall'autrice, quasi mai, devo dirti la verità, soprattutto se è un po' a portata di mano, è di Napoli, siamo lì, so che abita vicino, cioè, amici in comune, non riesco cioè una cosa del Settecento, magari. Mi ha commosso, perché questa forma così spietata di autoanalisi feroce è rara. Che dirti, grazie. Ma Anna è stata una bella scoperta, perché mi ha... Allora, è difficile spiegare cosa succede quando si scrive, però in realtà tu hai in testa dei personaggi che poi a un certo punto iniziano a parlare per i fatti loro. Esatto. È assurdo, lo so, io lo so, mi sembra assurdo. È così. Io lo racconto e sembra sempre che, lo so, ha finito la seduta spiritica. No, non è quello il senso. È proprio che quando tu racconti una cosa, cerchi di raccontarla con verità, e diventa qualcosa che esiste, qualcuno che esiste. Nel momento in cui esiste, ti racconta delle cose. Poi a me con Anna è successa una cosa in più. Allora, io penso che dobbiamo fare un piccolo spoilerino, leggerissimo. Allora, La settima stanza racconta di un viaggio di ritorno, in realtà un viaggio di andata, dopo 20 anni, in un paese, nel paese di origine di Giovanni, che deve andare a fare una toccata e fuga, la vendita di un piccolo alberghetto di famiglia, una svendita di questo albergo, che è l'ultima cosa che lo lega a questo posto, che lui ha vissuto fino ai 18 anni e poi è fuggito da un giorno all'altro senza nessun tipo di preavviso. Arriva lì, ma arriva nel giorno in cui Conte chiude tutto, per cui tra l'urgenza di andare via, l'incapacità di poterlo fare, ma in realtà poi a un certo punto lui si abbandona anche un po' a quello che è la situazione, no? Di quello che stava accadendo, sceglie di affrontare quelli che sono un po' i fantasmi che lui aveva un po' lasciato andare, e lo fa anche perché lì ritrova un pezzo importante della sua famiglia, una cugina con cui lui aveva un bellissimo rapporto da ragazzo, e la cugina gli chiede un paio di cose importanti, cioè: perché sei fuggito via e tagliato i ponti da tutti, addirittura al punto di non venire al funerale di tuo padre, lasciarlo morire qui da solo, portare tua madre via, lontana dal paese quando è rimasta da sola. Quindi lo mette davanti a delle domande importanti, lui ci mette un po' a rispondere e racconta la sua versione di quell'estate, l'estate del 98. Nello stesso tempo c'è un'altra voce che racconta la storia, ed è una voce di una donna che quell'estate del 98 l'ha vissuta con Giovanni. E mentre per Giovanni era l'estate del grande amore, anche per lei sicuramente è stato l'estate del grande amore, ma è stata anche l'estate di una grande consapevolezza, cioè quella che
si può crescere seguendo quello che la natura ti permette, diciamo il percorso che la natura ti mette davanti, o si può crescere in maniera violenta se qualcuno si frappone tra te e la tua crescita, imponendoti di fare cose che per quell'età non era il caso. Una storia di violenza, una ragazza venduta praticamente in un paese in cui tutti sapevano ma nessuno parlava. Quando io stavo raccontando la storia di Anna, e quando la storia erano ancora separate, e ti racconto questa cosa che è stata veramente per me qualcosa che mi ha fatto pensare che ci fosse della magia in questa storia. Io quando scrivevo Anna, che all'epoca non si chiamava Anna, io scrivevo sempre, quando parlavo di questi momenti in cui lei veniva portata nelle case, no? E lasciata lì alla mercé di chi capitava, descrivevo la neve, cioè c'avevo sempre questo elemento della neve, la neve, la neve. E non so perché poi in realtà io avevo già pensato che questa ragazza vivesse al mare, però sta neve, sì, forse c'è la sensazione di freddo, sicuramente, però non era quello, cioè non era quello l'idea che io volevo. Freud avrebbe tanto da dire su questa ossessione narrativa. Però poi è successa una cosa, ero in Puglia, guarda caso, a presentare la serie Vorrei che fosse già domani, ed ero a cena con... Che era il primo romanzo, ed ero a cena con la libraia che mi aveva invitato, l'ex proprietaria di una libreria famosissima lì, diciamo, in provincia di Bari, e a un certo punto lei mi chiede chiaramente cosa stai scrivendo, io dico, guarda, sì, sto scrivendo una storia completamente diversa, sto un po' cercando di capire se è il caso di raccontare questa storia. Ah, di che parla? No, di una ragazza che veniva venduta dalla famiglia in questo paesino, ed è complicato. Lei così mi guarda e mi fa: vorrei essere una montagna di neve mai scalata. Scusa, Alina, non ho capito di che stai parlando. Questa frase io l'ho trovata scritta sul diario della mia libreria. Noi avevamo un diario dove i ragazzi prendevano i libri in prestito, poi alla fine, quando lo riconsegnavano, scrivevano la data e dicevano: ah, mi è piaciuto questo romanzo, mi è piaciuto quest'altro. Un giorno io vedo questa ragazza, che sapevo che non aveva preso nulla, che va sul diario della libreria e scrive questa frase. Lei va a casa, questa Alina va a casa, e chiede al padre: papà, scusami, ma questa ragazza, ma chi c'è? Cioè, e il padre gli risponde: lascia perdere, quella famiglia è in difetto. Quando lei mi ha detto queste due cose, io ho collegato quello che stavo cercando di raccontare, come se un personaggio simile a quello che io stavo raccontando sentisse la necessità di farsi raccontare. E quindi ho chiesto ad Alina di poter mettere questa frase. E questa frase c'è nel romanzo, due volte. Pensa che quando Sperling ha detto: forse ti sei sbagliata perché l'hai ripetuto due volte, no, guarda, forse avremmo dovuto metterla anche tre. Era voluto perché è proprio una frase che so che è la sensazione che ha provato una ragazza nel vivere quello che avevo raccontato. Quindi ti ha chiamato. Mi sa di sì. Poi puoi crederci, non crederci, voglio dire, a me poi queste cose mi lasciano sempre un attimo perplesse, però è capitata una casualità folle, per cui però ha trovato compimento la neve. Hai un approccio agnostico, però in questo caso qualcosa di strano, va, mettiamolo così. Qualcosa di più, dov'è che esattamente in provincia di Bari? Allora, ero a Turi. Okay. E lei, infatti, poi tra i miei ringraziamenti c'è proprio Alina, che è questa Alina Laruccia, questa donna straordinaria che porta avanti questi progetti di letteratura con questi ragazzi in zone veramente complicate della Puglia. Le chiudono, ma soprattutto lì ci sono delle situazioni complicate, proprio appunto di dinamiche veramente familiari, insomma, in cui i ragazzi hanno bisogno di leggere, di nutrire l'anima di cose diverse da quelle che vivono quotidianamente. E lei lo fa. Anche Di Giovanni ho segnato quattro linee, così li presentiamo entrambi, poi se leggerai qualcosa, perché loro immagino hanno voglia di sentire la tua voce.
Giovanni a un certo punto dice: non ho mai avuto paura di diventare grande, quando ero ragazzo lo aspettavo con ansia e ricordo che i miei mi dicevano sempre che prima o poi mi sarei pentito di questa corsa verso l'età adulta. No, non è mai successo, vorrei rispondergli ora. Anche questo, ci sarebbe tantissimo da dire. Allora, questo ti faccio sorridere perché questa cosa è molto personale, perché riguarda mio figlio, Fabrizio. Fabrizio ha questo approccio di 11, ma lui da quando è nato ha sempre sentito la necessità di sentirsi grande e ha bruciato tantissime tappe, ma a partire dal fatto di non aver mai gattonato perché si è messo in piedi a 8 mesi, ha parlato da subito, quindi lui, e lui continua a volersi sentire grande. E questo suo atteggiamento è quella cosa che i genitori dicono: te ne pentirai, e sono io. Cioè io dico a Fabrizio, ma perché vuoi crescere? Cioè che bisogno hai? Ma sai che mo non hai nessuna responsabilità, che quando sarai grande te la dovrai vedere, goditi questo momento. E quella è una cosa mia. Quella è una cosa proprio personale. Touch particolare. Sì, io sì, non sì, però è... Cioè, guarda, forse più di quanto tu non voglia, non dico accettare, ma almeno dichiarare, c'è tanto, secondo me, di personale. Ma sì, ma poi alla fine sicuramente non puoi. Sì, ma la cosa che mi meraviglia è che si dice che il primo libro è sempre un po' autobiografico, il secondo è mestiere. Ma io spero di non dover arrivare mai al mestiere. Perché lo so, la parola del secondo libro è sempre un po' mestiere, dico, come il secondo disco. Ma sarà mentre il primo uno svuota i cassetti. Sarà che forse il primo, in realtà, avendolo scritto a quattro mani, è stato complicato farlo diventare assolutamente personale. Era difficile perché scrivere in due significava veramente che uno dei due a un certo punto mollava. Quindi c'era chi a turno, una volta mollavo io, una volta mollavo Massimo. Però poi a un certo punto diventa qualcosa che è figlio tuo in parte. E quindi forse questo per me è il primo, cioè nel senso, nella mia testa quindi questo vale è... primo. Ma le parole parliamo al prossimo, vediamo se c'è il mestiere. Certo che ci sarà tutto. No, sì, lo... certo che no, cioè, è ovvio che sto scrivendo, ma vediamo se c'è il mestiere. Secondo me un po' sofferto. Sì, no, sì, può darsi, sì, sì. Non è per forza un male. No, non è un male, per carità. Però sì, è un po' come gli attori, che al primo film, quando si lanciano, no, di pancia, poi a un certo punto imparano come funziona. Qualcosa si perde per strada e qualcosa si acquista. Sì, sì, è vero. Quindi forse fatalmente sarà così, lo sapremo col terzo libro. Sì, speriamo di riuscire poi ad avere veramente il tempo di... Senti più esposta come attrice o come scrittrice? Come scrittrice, tantissimo. Perché come attrice ho un filtro che è quello di raccontare... di interpretare parole e personaggi non miei e quindi di avere una di essere dentro al personaggio fino a un certo punto, nel senso io ospito un personaggio nel mio corpo, per cui il corpo è il mio ma le espressioni, la voce, l'atteggiamento è il suo. Quando scrivi ti spogli completamente, anche se non è una storia autobiografica, e è proprio mettere a nudo i tuoi percorsi mentali. Perché tu non puoi fare a meno di raccontare una storia se non, cioè, con il tuo percorso, con i tuoi ganci mentali. Ed è il motivo per cui io fino ai 30 anni non ho fatto mai leggere nulla di mio, a nessuno, perché pudore, mi sentivo uno stupida. Certo, il primo livello era mi sento stupida perché sto scrivendo, certo. E poi tutta una serie di cose successive, tra cui appunto quello di sentirmi in imbarazzo, che quello che stavo raccontando non fosse all'altezza, tante cose. Sì, quello è un fatto performativo, come dire, però forse anche i lenti di cristallo, in qualche modo c'è un filtro che manca, sì. E quindi ci si espone di più, per quello ero curioso. E poi chissà se in futuro, ho questa previsione, tu abbia tentazioni registiche. Allora, non dico, ho imparato a non dire mai no, no per sé. Ti incuriosisce per adesso, Zea? È una grande responsabilità. Certo. È una grandissima responsabilità perché, voglio dire, fin quando una cosa che fai va male, cioè, vabbè, io l'ho interpretata, ma il regista non era buono. Là quando fai il regista che dici? La produzione? No. Trovo, non puoi fare uno scarico di responsabilità, non lo so. Però chissà, perché chi scrive un po' manipola, no? Qualche sì. modo, hai messo, hai costruito un teatrino, anche se un teatrino certo. a due voci, quindi se vogliamo più schematico, almeno come struttura. Guarda, perdonami, sì. Tra due minuti ci sono le domande pubblicità. Ah no, le domande della casa.
le domande da cavolo. Oh, le domande. Fantastico. Allora, abbiamo, dacci i tempi, Miri, 2 minuti? Volevo, okay. Mi faceva piacere dare a Miriam voce, se volevi leggere. Sì, io in realtà stavo pensando. Vediamo, no? Abbiamo 2 in 1. Sto pensando a cosa. Mentre pensi, io dico che il libro è ovviamente in vendita anche qui da questa associazione meravigliosa che si occupa, sapete, anche di solidarietà, perché la solidarietà del cuore ha a che fare con i bambini ucraini e con tutto quello che ne consegue, e la filantropia, eccetera. E che Sperling & Kupfer è, non è banale, una casa editrice che cura la grafica in modo eccellente. Devo dirti la verità, perché vedo passano davanti a me, io stesso lavorando in editoria, cose inguardabili anche importanti, di editori anche di serie con una sciatteria unica. Qua abbiamo una grafica bellissima, di grande linearità, semplicità ed eleganza, come l'autrice che abbiamo qui con noi. Grazie. Allora, leggo un pezzettino di Giovanni e Diana che poi sono intrecciati tra loro. In un sonno senza sogni, vuoto, chimico, ma non abbastanza profondo, quel rumore costante si sta facendo spazio da un po'. Ci metto non so quanto tempo per prenderne coscienza. Quel rumore, insieme fastidioso e familiare. Quel rumore che non è possibile che io stia sentendo davvero, mi dico, mentre riesco ad aprire gli occhi dopo una lotta contro i 2 milligrammi di lorazepam che mi circolano il corpo. Resto in ascolto, immobile, in questo letto sconosciuto, come quando da bambino captavo dei rumori in casa e mi convincevo fossero fantasmi. Resto in ascolto e avverto il sudore diventare freddo sulla schiena. Non può essere ciò che sembra, mi ripeto. Mi alzo, sento le piante dei piedi affondare nel pavimento soffice e mi avvio verso il balcone. Resto in ascolto con il dubbio che sia un'allucinazione o qualcosa del genere. Non passa molto tempo e il rumore è di nuovo lì. Valuto l'ipotesi di fregarmene e tornare a dormire. Ma ancora una volta qualcosa lì fuori mi chiama. O qualcuno. Smettila. Apro di scatto le tende e la finestra, arrabbiato, stanco, desideroso di archiviare questa interruzione e reimmergermi nel mio mondo senza sogni, così insignificante e perciò così rassicurante. Esco sul balcone alla cerca di quel qualcosa che urtava contro i vetri. E resto lì, scalzo e mutande, con un vento cattivo e freddo che mi spinge dentro. Mi piace riempirmi le tasche di piccoli, minuscoli sassolini. È il mio modo per farti sapere che sono qui, anche se magari non avrai voglia di vedermi. Mi piace pensare che ogni volta che sentirai un rumore fuori dalla finestra, che tu stia sonnecchiando, guardando il soffitto, leggendo, tu possa avere la certezza che io sono lì sotto ad aspettarti. Adesso, per favore, scendi. E questo è Giovanni. Tra l'altro pieno di simboli esoterici quasi, il vento che ti ributta dentro, insomma, io ci colgo. Io non voglio però. Sì, probabilmente. Non è che uno decide, verrebbe malissimo, se lo è proprio, vedo i processi mentali, gli elementi della natura in questo libro sono molto forti, invadenti, anzi invasivi, e quindi esoterici. Questa è la mia lettura, come dire, più da umanista quasi. Allora, questa invece è Anna. Poso la tazzina, mi passo una mano tra i capelli e sorrido. Come sempre la musica ha questa strana e magica sintonia con la mia anima, e stamattina di più. Mi sta chiedendo di pensarci, di non lasciarti andare, almeno per un po'. Resta qui ancora un pochino, ti prego. Sai, stanotte eravamo insieme. Ho sognato che ero sotto una finestra e che iniziavo a lanciare piccoli e minuscoli sassolini ai vetri. Sì, proprio quei sassolini che usavi tu per tormentarmi e costringermi a uscire sul balconcino della mia stanza, anche quando non ne avevo voglia, anche quando odiavo il mondo, anche quando avevo appena smesso di piangere. Ho aspettato un po' dopo averli lanciati tutti uno ad uno e il cuore mi batteva forte. Poi tu ti sei affacciato, mi hai visto, hai sorriso come solo tu sai fare. Lo sai fare ancora? Mi hai fatto cenno di salire. Non so perché sia successo. E per un secondo, appena aperti gli occhi, dopo aver spento la sveglia,
Ho sentito il calore del tuo corpo di fianco a me. Eravamo insieme, io e te. Non so perché sei tornato a trovarmi stanotte. Sei nell'aria. Chissà se invece tu mi pensi mai, chissà se te lo ricordi ancora. Ma no, avrai altro a cui pensare, sicuramente di più importante e di più reale, almeno tu. Io invece, come una stupida, sto ancora ogni tanto a chiedermi come sarebbe andata a sé. Già, è da stanotte che ti cerco. Chissà se senti la mia chiamata. O magari, quando sei così presente come oggi, è semplicemente perché sei tu a pensare a me, tanto intensamente da sentirti anch'io. Sospiro. Oggi sento la tua mancanza. E riprendo a scriverti, come non facevo da tanto, tanto tempo. Stralci di questo libro della settima stanza, stiamo leggendo oggi in psicologia il luogo dove si torna, dove si è stati felici, si chiama il luogo azzurro, pensa, che è un nome bellissimo, e forse non bisognerebbe mai tornare dove si è stati felici, perché nel frattempo si cambia, no? Quindi è una cosa che consiglia in un certo senso, lasciare la memoria lì, un ricordo, la sua cristallizzazione. Qui c'è Azzurro a Gogo, è un libro che trasuda colore, e quindi molto cromaticamente molto intenso. Arrivano sempre colori anche dove non ci sono, quindi perché i personaggi hanno un'anima talmente stanca che suggeriscono ogni volta dei colori diversi, spesso violenti. Allora, se ci sono delle domande, non lo so, Michele voleva farti, se, esatto, fateci sapere, forse interagiscono in diretta, qua è tutto sì, è social, una... io sono ancora abituato alle difrane della casa, da dove chiami. Ecco, arrivi qua. Ah, arrivi. Ciao caro. Ciao. Se tu vuoi dire domande. Allora, io le domande che le faccio io, come sapete siamo collegati su Passionapoli e gli utenti che sono collegati stanno facendo delle domande a William. Ad esempio, come Salvatore dice, qual è il ruolo a cui sei più legata? Vabbè, è banale dire Serena Cirillo, nel senso che è quello che interpreto tutti i giorni da quasi 12 anni ed è quello che sicuramente più di tutti gli altri ruoli mi somiglia a me, abbiamo proprio un'osmosi, no? Io e Serena, diciamo, è abbastanza... siamo molto simili, però sicuramente un ruolo che ho amato tantissimo, anche perché è stato il primo, come dicevi, no? Fatto diciamo di distinto, è sicuramente Caterina, questo personaggio che ho interpretato in questo film che si chiamava Certi Bambini, che è un personaggio che mi ha aperto le porte di questo mestiere, 2004. È stata proprio la prima finestra su questo lavoro e su questo mondo che io non pensavo. 18 anni fa. Non no, è un botto. Pensa che l'ho girato nel 2003 e quindi per me adesso sono 20 anni e fino ad allora non ho pensato neanche di fare l'attrice, quindi voglio dire, non ci avevo veramente mai pensato, cioè proprio è capitato abbastanza pazzesco. È caduta tra capo e collo. Sì. Poi Stefano ci chiede quanto è difficile e quanto è bello recitare con Alessandro Siani. Allora è bellissimo perché c'è una grande empatia sul set, ci si diverte molto, ma è anche molto difficile, e racconto questa. C'è una scena nel film con Alessandro che è il famoso, che poi è diventata praticamente una scena cult ovunque. La famosa scena alla stazione dove lui dice, quando io dico guarda mamma c'ha un amante, e lui fa ma mamma mia o mamma nostra, cioè mamma mia o mamma tua, io dico mamma nostra, lui mamma rugarma, quella scena non esisteva, maledetto, sì, ma il problema è che nel poi Chuck Buono che hanno messo, e vi invito a riguardare quella scena, si vede che io faccio questo, lo guardo e poi mi giro e inizio a ridere, si vede quel poco di sorriso accennato, poi hanno tagliato, hanno bloccato, ma io non puoi girare, non puoi restare seria, specialmente quando a me si hanno sempre fatto morire da ridere, quindi voglio dire, ero una collega con cui in quel periodo era fan, voglio dire, quindi sentirmi
dire questa cosa a, così a bruciapelo, ma mamma mia, mamma tua, non c'era, capisci? Cioè, mamma ha un amante e lui non doveva rispondere quello, doveva rispondere altro, ora non ricordo, e fa questa domanda, mamma mia o mamma tua? E guardo, ha detto, mamma nostra, ma nulla mi faceva presagire il mamma Rocarmona che avrebbe detto, quindi è stato molto bello, e faceva un freddo in quella stazione di Arezzo, un freddo gelo, no, però è stato molto bello. Ad Arezzo l'hanno girato La vita bella, tra l'altro, sì. La condotto era così, tutti i comprimari o comunque addirittura più che i comprimari dovevano essere pronti a improvvisare, perché lui cambiava tutto. Cioè, il problema è che non devi ridere però, non è tanto il problema dell'improvvisazione, bene o male ormai, il problema è che non devi ridere. L'hanno tenuta questa, quindi, bene o male. Sì, ma hanno tenuto anche un'altra scena con Ruffini che fa questo show Napoli-Napoli, Arezzo-Arezzo. A un certo punto Ruffini va da solo e inizia a fare questa cosa, andiamo più dopo me, a imitare i napoletani. E io guardavo tutti e dicevo, Dio ti prego, non mi inquadrate, che stavo morendo. Quindi, no, scolpevo Alessandro, devi essere pronta. Quindi bello e difficile, la risposta bello e difficile. Poi Antonio ti fa un'affermazione, Miriam sei il top. Oh, grazie Antonio, grazie mille. Difficile rispondere, se non confermare. Grazie. L'accendiamo? L'accendiamo, vai. Poi c'è Luigi che ti dice, ti vedi più attrice o più scrittrice? Sicuramente più attrice, perché è quello che faccio quotidianamente, e anche se fare la scrittrice è quello che ho fatto da sempre, prima ancora di immaginare di fare l'attrice, quindi ho sempre scritto, quindi continuerò a scrivere, però da bruciapelo la prima cosa che rispondo è sicuramente attrice, senza dubbio. C'è l'ultima domanda per ora, che Rosario ti chiede, che persona è Maurizio De Giovanni? Oh, è fantastico, no, Maurizio è una persona straordinaria, segue da vicino, almeno le prime stagioni di Bastardi di Vizio Falconelli, seguiva veramente in maniera molto, era molto presente, poi si è fidato probabilmente del fatto che stava venendo fuori una cosa simile a quella che lui aveva raccontato. È una persona con un grande cuore, sempre disponibile, sempre sorridente. La cosa divertente che posso raccontare con Maurizio è che io era a gennaio, allora avrebbero iniziato le riprese dei Bastardi di lì a due mesi, e io ero stata invitata a una libreria a presentare un libro di racconti, dove c'erano una serie di racconti di vari scrittori, tra i vari racconti c'era anche un racconto di Maurizio De Giovanni. Io mi siedo al tavolo, ma non immaginavo che ci sarebbe stato Maurizio. Io la mattina ero stata chiamata dal mio agente perché il provino che avevo fatto per i Bastardi era andato bene. Quindi mi aveva detto, guarda, mi sa che t'hanno preso, ora vediamo, però insomma pare che vogliano te. Maurizio non lo sapeva e io non sapevo che c'era Maurizio, quindi io mi siedo al tavolo, a questa tavolata, diciamo, per questa presentazione. Finiamo la presentazione, lui mi guarda, io leggo questo racconto bellissimo suo, meraviglioso, ma c'è tutto, lui si gira, mi guarda e mi fa, ma tu l'hai fatto il provino per i Bastardi? E io zitta, faccio non avevo il coraggio di dirgli sì e guarda veramente, e lui mi risponde, no, perché tu saresti perfetta per Giorgia, che era il ruolo per cui ero stata presa la mattina, ma io non glielo potevo dire perché non avevo firmato nulla, e infatti poi a un certo punto lui si sbilanciò su questa cosa, io dissi, beh Maurizio, in realtà se proprio te lo devo dire, io stamattina ho saputo che ho fatto il provino per Giorgia, forse sono stata io, forse ne hanno preso. E io ricordo che lui fa, Paola, perché c'era la moglie, Paola vieni qua, ti devo far vedere Giorgio Romano. E quindi diciamo, mamma benedetta quel giorno, è andata così. E lui ha proprio questa sensazione, questa intuizione, ed è molto generoso, per cui vedi appunto, cioè quello che gli costava dirmi. Sono le coincidenze della vita. Sì, sono quelle belle coincidenze. Non si muove foglia che Paola non voglia. Sì, però voglio dire. Maurizio è straordinario, è figli meravigliosi. Sì, no, è una persona bellissima. Tutto strameritato. Poi ha un modo di scrivere. Ma certo. Una scrittura che è fantastica. Forse cominciare tardi ad avere successo salva da un certo pericolo di narcisismo.
Sì, e soprattutto porta degli ottimi risultati di scrittura, perché voglio dire, fai tanti romanzi, scrivi tante cose e magari non vieni letto tanto, per cui puoi provare, puoi trovare anche il tuo modo, cioè, di scrivere, hai tempo di maturare, bravo, di maturare, e sì, poi arrivi alla notorietà con un prodotto. Esatto. Pensavo che appunto i successi tardivi sono quelli che ti godi di più e che sai gestire anche meglio. Assolutamente. Un esempio mi è venuto volante su De Giovanni, io l'avevo tanto combattiato, a Milano, c'era avuto tardi successi, 30 anni, passati 36 anni, e secondo me più sano. Poi vedo dei 19enni che hanno quel tipo di successo e a 21 anni già hanno perso. De Giovanni ha avuto una maturazione, secondo me, più sana. Ecco. Ma guarda, stavo venendo qui al telefono con Michelangelo Tommaso e ci dicevamo proprio questo: se i giovani sapessero e se i vecchi potessero. E purtroppo è così, cioè è la verità, quando diventi più grande hai una percezione di quello che fai completamente diversa, per cui se hai ancora la fortuna di avere la forza e la voglia di metterti in gioco, giochi molto meglio di uno che ha 20 anni in meno. Assolutamente. Com'era? Se gioventù potesse. E se vecchia sapesse. No, se gioventù sapesse e se vecchia potesse. È proprio così. Grazie per queste domande. Grazie che sono fatalmente felice per la tua carriera di attrice. Esatto, tu fai un po' il mercurio. Ecco, volevo più sentire la Fava. Allora, un attore, un'attrice si espone in genere esponendo parole altrui. Esporti con una tua storia, che sensazione ti ha dato? Sì, una sensazione proprio di essere molto più nuda, vulnerabile, perché le parole sono le mie, quindi se critichi quello che stai leggendo, di fondo critichi me. Cioè, poi voglio dire, per carità, non è via col vento, voglio dire, quindi ci mancherebbe male che uno pensi, oddio, è il capolavoro del mondo, però è chiaro che nel momento in cui tu vai a trovare, diciamo, delle cose che non funzionano, chiaramente per me mi ferisce di più di quando sento una critica negativa di un film, perché puoi dare il massimo, ma chiaramente se, come scherzavo prima, dicevo, se hai una regia che non è in grado, una sceneggiatura, ma anche un direttore della fotografia, cioè sono tanti gli elementi che possono... Le variabili, certo. Sì, quindi tu puoi dire solo io ho fatto quello che potevo fare e poi voglio dire il resto non mi compete. Qui hai una responsabilità totale. No, di quello, ma perciò dicevo la tua sensazione di scrivere da solo, questo mondo, certo. No, è proprio una sensazione, mi sento vulnerabile. Mi agita molto di più. Io non sono agitato quando esce un film o quando vado su un set. Quando esce un romanzo, sì, sono nel panico. Assolutamente sì, aspetto le prime recensioni con l'ansia. No, per carità. Come sono state? No, devo dire, sono state tutte buone recensioni. Probabilmente forse per affetto chi non è piaciuto. Ho avuto veramente delle ottime, ma pensa, uno degli ultimi proprio che mi ha colpito tanto è stato uno degli autori di Plot Machine, un programma che fa su Radio Rai, sì, proprio che parla di libri, e lui mi diceva, Vito, mi diceva, io leggo un libro al mese, perché una volta al mese noi dedichiamo uno spazio a un autore, quindi almeno devo leggere 12 di autori che bene o male, alcuni romanzi mi piacciono, altri no, quindi è faticoso a volte portare avanti la lettura. Il tuo libro mi è piaciuto tanto, e quando ti dice una cosa del genere, uno che, voglio dire, non ha nessun motivo di... Allora, e che ha letto, che legge, lì dici wow che bello, però sappi che come per le scene che vanno in onda ti restano sempre solo quelli negativi in testa. Cioè è così, cioè alla fine puoi avere anche 100 recensioni positive, ma c'è quella negativa che ti colpisce, ma è un po' come i commenti sotto le foto nei post, no? Non devi necessariamente essere un'attrice. Se tu metti una foto su un social e hai, c'è 50 commenti, 10 commenti, tutti wow che bella, ah bella, bellissima, c'è quella, uno solo che scrive, e quindi, anche solo il quindi, oppure che palle, quello sarà quello che ti ricorderai per le prossime settimane. Ma è così, voglio dire, purtroppo siamo... Barbero ha detto la stessa cosa, che lui non legge mai i commenti. Chi l'ha detto? Chi? Barbero.
perché dice in genere sono tutti positivi, però quell'unico negativo mi tossica la giornata. È verissimo, è così. Tra l'altro poi chi è, c'è un razzismo particolare per chi è già un personaggio noto e fa un altro lavoro e scrive, si sta con poi tutti i puntati, ma quella è l'attrice, pure lei scrive. Sì, no, anche perché... Poi sei donna forse. No, ma poi soprattutto c'è un'industria del libro che ultimamente sta... diciamo sfornando capolavori di persone che tu dici ma quanto ha avuto il tempo questo di scrivere questo romanzo, quindi voglio dire è ovvio che poi si fa di tutto il buon fascio e io finisco in quella del ma Cristo lo scrivo pure. Ma si dice che in Italia tutti scrivono e nessuno legge, in realtà non dimostri che non è così perché il libro sta vendendo molto bene, no, però insomma un po' è vero, c'è una sovrapproduzione spesso superflua. Però una perché il problema delle etichette, no? Tu sei Miriam Candurlo, punto, che poi ti sei prodotta in varie forme artistiche, va bene lo stesso, appunto, non ce l'ho, se la parla di battiamo, non ti vedo più da casa. Ma tanto siamo agli sgoccioli, perché chiaramente la nostra Miriam anche famiglia, no? A cui dare conto. Ci sono domande anche dalla sala, altre curiosità? Vai. No, mi incuriosiva, al di là del titolo, chiaramente, ma oltre al titolo mi inquieta l'immagine. Volevo capire il perché di quella donna. Beh, due belle domande precise. No, giusto. Allora, sì, perché poi in realtà abbiamo raccontato una cosa fino a un certo punto. La settima stanza è un qualcosa di reale nel romanzo, cioè quando Giovanni parla del suo albergo, quindi di questo albergo che deve vendere, no? Di famiglia, fa questa digressione dove ti racconta che questo albergo ha 7 stanze, perché fino a 7 stanze non è un albergo, è una fitta camera. Quindi il padre voleva che questa struttura fosse un albergo, che l'aveva sognato, doveva essere un albergo, per cui riesce a ricavare questa settima stanza, che in realtà ha 1 metro quadro in meno rispetto alla vivibilità, per cui non la fitta mai, però ha 7 porte, il 7 sopra questa porta, per cui chi viene poi a fare il controllo vede 7 stanze, non è che si mette col metro a misurare, che si guarda da un occhio, si rende conto che apparentemente non manca nulla e dice che è un albergo. Quella stanza è la discriminante che rende questa struttura un albergo, perché il padre poi è una persona che ci tiene a non fare le cose in regola fino a un certo punto, decide di non fittare questa stanza e di, per evitare appunto problemi di magari clienti che possano poi denunciare il fatto che non è vivibile, e la regala al figlio, che all'epoca è 12enne, quindi gli dice ogni volta che sono qui l'estate, quindi quando apriamo da giugno a settembre, questa stanza è la tua, ci puoi stare tu. E quindi il figlio, quando si riapre l'albergo, lui si appropria di questa settima stanza. Per Giovanni la settima stanza è un luogo magico, uno perché è il primo posto assolutamente suo, che lui vive da solo, come se fosse, sentisse grande, no? E torna quel discorso, mi volevo sentire grande. E poi ha, perché questa stanza ha una vetrata a picco sul mare, per cui lui ha un osservatorio privilegiato sul mare che vede dall'alto, è come se lo potesse quasi comandare. Ed è proprio dalla settima stanza che lui vede questo. Una notte vede qualcosa nel mare che va su e giù. Lei ha i capelli un po' più lunghi, però si rende conto che sta vedendo. No, però in realtà è qua, è nella aletta laterale, l'hanno spoilerato già quelli di Sperry. È nella sinossi. E quindi lui vede qualcosa da quella stanza. Ed è il momento in cui le vite di Giovanni e Anna, che sono due vite che potrebbero andare per fatti loro, ognuno per fatti loro, e male probabilmente per uno dei due, si incrociano per la prima volta. Quindi ho risposto a questo, tutte e due. La ragazza di Trieste mi viene in mente, aveva un'immagine simile, un film con Rodella Puccini, drammaticissima, vero? Ti ricordi? Ah, non lo conosco. Sì, un'immagine simile. Di Trieste, sì. Vero? Fine anni 70, se non sbaglio. Fine anni 70, la Candurlo non era nata? No. E io e te sì. No, non ci sono. Tu sì, io no. C'eravamo io e te e Nadia Cassini. Nadia Cassini, è vero. Ci sono altre domande? Sì, c'era
un'ispirazione, cioè nel senso se c'è un aggancio a qualche opera letteraria o qualcosa, perché io ci ho visto molto, perché io insegno inglese, la scena del balcone di Romeo e Giulietta, cioè lo giuro, continuo a pensare a questi due adolescenti che poi ritornano insomma nella prima, nel discorso del 98 insomma. Allora in realtà non c'è un riferimento letterario, nel senso che sì, ma probabilmente no, come riferimento, sì, sicuramente, cioè sicuramente sono quelle immagini che fanno, che diventano parte di te, brava, cioè non è una consapevolezza, nel senso che nel momento in cui c'hai un balcone e due ragazzi, in automatico ti viene da poter raccontare una cosa del genere, cioè è ovviamente, cioè ha sicuramente un rimando, però non è stato un rimando consapevole, sicuramente è una di quelle immagini che ti restano dentro un po', che poi richiami alla mente, ti ritornano appunto nel momento in cui pensi a un balcone, è proprio qualcosa che fa parte del, diventa del DNA proprio lo vado a comprare lì. No, sai perché? Perché le cose proprio, non lo vado a comprare. È intrigante, ha detto lei. La storia di questi due, che io penso questi due, sì, per come la vedo io, diciamo, è passata anche sulla mia pelle. Questa è una storia di due persone che si amano un sacco, tantissimo, e rinunciano all'amore. Per me, come ha fatto lei il discorso iniziale, ci rinunciano, non si sa per come, perché, e se devo capire perché, però invece. Non ci dovrebbe rinunciare, perché secondo me all'amore non si rinuncia. No, ma non si può rinunciare, cioè poi, ecco appunto, puoi far finta che non esista, ma resta sempre là. E poi parlate anche di un'altra cosa, prima di, all'inizio della cosa, il fatto che ci sono un sacco di falsi, guarda come lo sto dicendo, falsi depositari della verità. Sono quelli che osservano, che si mettono tra le coppie o tra due che si amano, eccetera, e sono falsi depositari perché si mettono su quello più debole, magari lui, e lo convincono che questa cosa non va bene, e, capito? E secondo me hanno questa malignità, questa cattiveria, che c'è? Anche adesso non sono il tuo romanzo, mi sono riconosciuta in certe piccole cose. Vedi che poi ognuno pesca, no? Sì, ma... nel proprio bagaglio. Io ti racconto uno. Io credo che ci sia sempre una sorta di verità. Lei è inutile che dice, per me c'è anche lei dentro, è inutile, perché io ho fatto pure i due romanzi, io penso che ho messo proprio me stesso. Ma uno cerca di proteggersi, sai, un po' Lucia, uno cerca anche un po' di proteggersi. Ma in effetti l'ha detto, mi sento vulnerabile. Io penso che pure vulnerabile deve sentire responsabile di quello che dice. Vulnerabile un po', ma anche molto responsabile. Ah, sì, perché sì. Chiaramente a leggere il tuo libro, magari ti chiami e dici, ma che scrivi? Ah, cioè... responsabile delle ore che hai perso nel leggere, poi devo fare un grande complimento perché è giovane tu, e perché ha una proprietà di linguaggio, non solo come attrice, perché lei chiaramente fa l'attrice e tiene i testi di un altro, però lei è come si pone nei confronti delle persone. Adesso io ho visto una nuova Miriam, per me io ti conosco più bella, io non dovevo stare su, pochissimo. Non dici, ma quale è il suo rispo? Mio fratello, okay, non mio fratello però non lo vedo, ma perché magari vedi una volta. E però un paio di volte dopo visto Resci, no? Ma ho le cose che abbiamo fatto insieme, certo, ti ho vista proprio in... Oggi io ti scopro una persona completamente diversa, con una tua proprietà di linguaggio, precisa, simpatica, che dice la verità. Io capisco che tu dici la verità e quindi ti faccio mia questa cosa e lo accanto al tuo libro. Va bene, grazie. A proposito di quello che dicevi su che ognuno coglie una cosa, ti racconto questa. Io ho un legame stretto creato nel tempo con Catena Fiorello, perché ci siamo ho presentato delle cose sue che ha presentato a Napoli, per cui la sorella di Rosario. E lei ci mandiamo, cioè lei mi ha mandato dei libri, insomma c'è questo legame così, ci scriviamo ogni tanto. E quindi quando ho finito di scriverlo, proprio una settimana prima che uscisse, il PDF, quando lo diciamo privato, che era già finito, lo mando a Catena. E lei dice, guarda, ho tante cose da fare, un momento non facile perché sono attraversando un periodo familiare difficile. Però appena trovo il tempo lo leggo. E quindi io ho detto, vabbè, tanto io te l'ho mandato, tra una settimana esce, per cui te lo leggi magari cartaceo. Lei mi chiama dopo 4-3 giorni e mi
e mi dice: io ho iniziato a leggerlo e io non immaginavo che parlasse di due cugini. Cioè, io, allora, la storia è una storia d'amore tra un uomo e una donna, però c'è un personaggio che è questo di Clara, di questa cugina, che permette a lui di far venire fuori tutta la verità, perché è un po' il testimone di quello che era successo, cioè di quello che lui ha bisogno di raccontare, un po' lo specchio nel quale lui si deve specchiare e raccontarsi questa verità. E lei è rimasta colpita da questa storia di cugini, perché aveva il cugino che stava morendo, che poi è finito qualche giorno dopo, e lei mi ha detto: mi ha impressionato il fatto che stessi raccontando una cosa che di questo rapporto tra cugini, di questa crescita tra cugini, che mi vedeva così, che mi toccava così da vicino. E io, sì, per carità, voglio dire, però tutto si può dire tranne che fosse. Però è bello, perché credimi, è la magia dei romanzi. Io, quando leggi un romanzo e sottolinei una parte, ha toccato un qualcosa di intimo, di tuo, certo. Ma non troverai nessuna, a meno che non fai i romanzi quelli con le frasi dei baci di Regina Azzeccati, per cui bene o male sono sempre quelle le frasi. Se prendi un romanzo come questo, dove c'è un racconto eccetera, non troverai mai, è difficile trovare un'altra persona che sottolinea la stessa frase che hai sottolineato tu. Mi è successo oggi leggendo un libro bellissimo. Dai, consiglia, certo. Allora, spero per voi, se non l'avete fatto, vi prego, fatelo proprio ora, non comprate la settimana scorsa, comprate La Minuta di Donatella di Antonio. Il film è bello. Non l'ho visto ancora, non lo so se lo vedrò. Ora sto leggendo Borgo Sud, che è il continuo della Minuta. E c'era un passaggio di una frase che io sono sicura che quel passaggio, se io lo dicessi a Donatella di Pietrantonio, che è una grande fan di Un posto al sole, scoperto per caso, no, io sono impazzita. Cioè, lei mi ha scritto lei mi ha detto, vedi, come siete trasversali. No, vabbè, io, allora io, la cosa è andata così, proprio fan, senti, fan, la fan che mi... Io ero a Petrarca su Rai 3 a presentare il romanzo, e a un certo punto la presentatrice mi va: un romanzo del cuore, faccio guarda. Ne ho una marea, te lo potrei citare tantissimi. Uno che proprio mi ha fatto impazzire, l'ho letto ultimamente un annetto fa, è La Minuta. Va in onda questo servizio, mi arriva un messaggio su Instagram in direct, Donatella di Pietrantonio, che dice: grazie per aver citato il mio romanzo, io la seguo tutte le sere come Serena di cosa. E ho l'altro, ho detto: va bene, ok, da oggi in poi ho una responsabilità in più. Certo, certo. E ti dico, quando io a volte sottolineo delle frasi scritte da lei, sono frasi che poi se vai a parlare con altri che l'hanno letto, dice: ah, no, sì, è mia, è qualcosa che tocca a me. Ed è bellissimo, quelle magie dei libri che non... Ma perché lo scrittore scrive per ognuno di voi, no? Per ognuno, cioè, è senza saperlo. Sì, appunto. Per cui ognuno di noi prende da lettore quello che di cui ha bisogno. Di cui ha bisogno, attinge. È il nutrimento, no? È il nutrimento, esatto, della... È uno scaffale di cose per cui tu prendi una cosa piuttosto che un'altra. Tra l'altro, La Minuta vedo però il film, non ti deluderà. Girato in Abruzzo, io l'ho visto in Abruzzo, quindi doppiamente suggestivo, è un libro meraviglioso. E una volta tanto anche il film. È un libro bellissimo di una donna che è la scrittrice della Donatella di Pietrantonio, una signora grande, di mestiere fa la dentista pediatrica. Ma veramente? È una presentazione, sì. Cioè, lei fa tutt'altro nella vita, lei poi per hobby ti scrive La Minuta, capito? Oh. Un po' ti scrive Borgo Sud, ti avvisa il Ben Strega e tu dici: vabbè, allora scusate, non credo niente. No, leggetelo, perché veramente viva le donne, in questo caso, perché quello anche lì è una storia di una bambina, un'attrice stupenda, con un Abruzzo ancestrale. Quello del romanzo, diciamo. Sì, no, appunto raccontavo proprio dell'ambiente, molto poco visto, tranne qualcosa di Ignazio Silone, ma negli anni 30, 40, l'Abruzzo. Quindi mi consigli? Sì, ma poi è passato il tempo giusto per poterlo vedere. Sperimentare. Sì, La Minuta, perché siamo finiti a parlare di una cosa. Sì, ho che capito. È una cosa scorrettissima. Se ci viene Sperry, se ci sente non dar retta, le cose non vanno. Ma perché poi, no, ma tante in Audi, poi sempre un gruppo molto in Audi, in famiglia. Sono cugini. Assolutamente. Intanto il tempo vola e poi ci scrivono che sforiamo. Ci sono altre domande, se no salutiamo la nostra Miriam. No, devo fare un complimento, sono un pediatra, devo fare un complimento. Edoardo, e come dico sempre alle mamme dei pazienti, questo per incoraggiarmi, ma è normale, fatto della critica,
che purtroppo a volte la gente, per non dire sempre, parla per invidia, gelosia e ignoranza. Quindi dico sempre, mamma, filtrate un po' i commenti del vicino di casa che mi dice tuo figlio è magro, è pallido, fai due esami. Dico sempre, se non è un pediatra, non ascolti, ascolti. Questo è vero. Dire. Sì, anche se è brutto pensarla, cioè è brutto pensare che, cioè, che la gente possa fare. Cioè, però, non mi va di arrendere a questi miei. Ma fate tutto sempre, però, bisogna ricordarsi. È vero, ha ragione. Comunque okay, complimenti. Grazie. Sicuramente compreremo il libro con mia moglie. Grazie, grazie davvero. E grazie. Appunto proprio per questo il libro è qui, c'è anche l'autrice, se volete, sì, se volete farvi fare la copia, io do il buon esempio e faccio la mia naturalmente. Ciao. E nel frattempo io saluterei con un applauso sentito, perché lo avete sentito. Thank you.